Benvenuti in questo nuovo video, secondo video di tre della microserie sul piano di accumulo in criptomonete. Sono Mike Zillo di Amica Borsa e nel primo video vi ho spiegato come mai ritengo di fondamentale importanza che ognuno di noi si crei un piccolo piano di accumulo in criptomonete. Tutte le informazioni che trovate contenute in questo video, in questi video non sono ovviamente sollecitazioni all'investimento né consigli finanziari, ma semplicemente la mia visione dei fatti e come mi sto comportando io, quindi in pratica, di fronte alle criptomonete e come mi sto organizzando io per svilupparmi un guadagno passivo anche con le criptomonete. Nel primo video vi ho spiegato quindi perché sto facendo il piano d'accumulo, in questo video vi spiego il per come, quindi il come faccio questo piano d'accumulo. Vedremo in questo video quindi la piattaforma che utilizzo per comprare criptomonete, come ridurne le commissioni pagate, evitare quindi pagare il 4% di commissione pagando solo 0,5% di commissione e come conservare le criptomonete. Nel terzo video andremo a vedere come diversificare il piano di accumulo, quindi come diversificare anche le varie criptomonete che si vanno a comprare. Allora, veniamo a noi. La piattaforma che mi viene sempre richiesta, ma della quale ovviamente nessuno sa l'esistenza, è appunto Coinbase. Molte persone, come vi dicevo nell'altro video, mi chiedono: Mike, ma come compro le criptomonete? Dove le compro? Come faccio a comprarle? Quanto costa? Come faccio? Eccetera, un sacco di cose. Semplicemente la risposta è usa Coinbase e poi usa Coinbase Pro. Allora, in questa schermata vedete coinbase.com, è il sito che vi consiglio di andare a visitare perché è da qua di fatto che inizierete il vostro percorso con le criptomonete. In alto a destra troverete il bottone Inizia da qui, lo cliccate e da qua inizierete la procedura per creare il vostro conto. Vi chiederanno una foto, della carta d'identità, una foto probabilmente personale per dimostrare che siate veramente voi che state registrando l'account e non qualche impostore in possesso magari dei vostri documenti e una vostra prova di residenza. Tutte queste verifiche, che possono sembrare un po' pedanti, sono invece necessarie da parte di Coinbase per verificare e per tutelarsi esso stesso da noi consumatori, insomma, per evitare di ricadere nelle norme antiriciclaggio sul riciclaggio di denaro. Quindi in pratica sono delle precauzioni che Coinbase ha obbligatorie. In base a quanto facilmente sono leggibili in automatico i documenti che caricherete, quindi più sono chiari meglio è, e più sono chiari meno ci metterete ad avere il vostro conto verificato. Per avere verificato il proprio conto ci può volere qualche ora, come ci può volere qualche giorno. Nel caso in cui vediate che per qualche giorno il vostro conto non è ancora stato verificato, vi consiglio di mandare una comunicazione al support di Coinbase, ci mettono un pochino di tempo a rispondere, però magari se mandate più volte un'email, magari senza spammarli, magari vi rispondono in tempi più rapidi. Allora, una volta che create il vostro conto, arriverete a una situazione come questa. Adesso vedete il mio conto personale, ovviamente nasconderò alcuni dati sensibili. Ok, allora in pratica, quello che vediamo è che in alto a sinistra vediamo il bilancio, il balance del portfolio, quindi in pratica il bilancio, quanti soldi abbiamo come controvalore allocati in criptomonete all'interno del portafoglio di Coinbase.com. Una volta che aprite Coinbase.com, avete la possibilità di andare a visitare i vostri wallet, i vostri conti. In questo caso vedete ad esempio la ripartizione, ho oscurato per ovvi motivi la quantità dei soldi che ho fra Ethereum, Bitcoin, Tezos ed euro. Avete la possibilità di depositare euro. Cliccate su Deposit. In questo caso vi fa inserire il nome della banca, può essere qualsiasi banca, possiamo inserire Pinco Pallino in questo momento. Nome sull'account deve essere tassativamente il vostro, quindi il conto bancario da cui fate il bonifico deve essere tassativamente intestato o almeno cointestato a voi, sempre per i motivi sul riciclaggio di denaro. Michele Zilocchi. Se ad esempio mettessi Michele Zilocchit, vedete che non me lo accetta, perché dice: no, attenzione, il conto da cui ci stai per mandare i soldi non è intestato a te, noi accettiamo soldi solo da Michele Zilocchi. Cancello la T e
come vi siete contento. Supponiamo che il primo versamento lo facciate da 100 euro, fate continuo e in questo caso trovate uno dei codici più importanti che lo dovete tassativamente copiare. Questo codice va inserito all'interno della causale o all'interno delle note di bonifico, alcuni home banking danno la possibilità di inserirlo anche nelle note di bonifico. Ed è fondamentale per il motivo che se voi non inserite questo codice, Coinbase farà tanta fatica ad associare il bonifico che state mandando al conto di Coinbase vostro. Quindi i soldi rischiano intanto di andare persi o comunque subiranno un ritardo consistente nell'accreditamento sul vostro conto Coinbase. Cliccate sul tastino qua a destra, copia, vedete la spunta, vuol dire che è stato copiato. Certificate di averlo copiato o scritto comunque e fate continuo. Qua vi compariranno i dati di bonifico. È un bonifico verso l'Estonia, quindi sarà richiesto sia l'IBAN sia lo SWIFT BIC, codice transnazionale di versamento. Una volta che avete ricevuto i soldi, aprite la piattaforma Coinbase Pro. Essendovi già loggati su Coinbase, cercate Coinbase Pro su Google, cliccate, magicamente sarete già loggati anche all'interno di Coinbase Pro, vi basterà cliccare sul login e magicamente vi connetterà con gli stessi dati, le stesse credenziali di Coinbase, perché di fatto sono la stessa piattaforma. Torno su Coinbase Pro, faccio deposit, clicco su euro. Prelevo da Coinbase.com, da Coinbase.com verso il portafoglio di Coinbase Pro Max, scendo, 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 deposit e trovo qua i 50 euro. A questo punto scelgo un prezzo di acquisto, anche l'ultimo battuto, per facilità posso scegliere l'opzione market, quindi verrà eseguito istantaneamente l'ordine di acquisto o di vendita. In questo caso farei Max 50 euro. La commissione che vado a pagare è di 25 centesimi di euro e vado a comprare in questo momento 5,4 millesimi di Bitcoin. Allora, se nel video precedente vi avevo fatto notare come la media pro capite sarebbe 3 millesimi di Bitcoin, in questo momento con 50 euro avete già quasi il doppio del valore, insomma, della media pro capite di Bitcoin al mondo. Quindi potrebbe essere interessante, insomma, anche solo questo dato, perché con 50 euro andate oltre la media mondiale di possedimento di Bitcoin. Allora, ultime due cose che voglio dirvi, prima che mi dimentichi. La prima è che vi consiglio di utilizzare Coinbase Pro, perché Coinbase Pro ha le commissioni dello 0,5%. E a differenza di Coinbase.com base, chiamiamolo, il Coinbase base ha il 4% circa di commissioni per acquisti di Bitcoin e altre major crypto effettuati tramite carte di credito, carte di debito o prepagate. Richiede il 2% circa Coinbase base nel caso in cui stiamo comprando le criptomonete tramite bonifico. Coinbase Pro ci invece chiede lo 0,5%, quindi risparmiamo. Nel lungo periodo potremmo risparmiare dei buoni soldi anche solo con le commissioni di Coinbase Pro, che ci permettono di risparmiare ogni volta centesimi su centesimi su centesimi, che però sommati potrebbero diventare anche decine di euro nel caso in cui appunto questo piano di accumulo lo continuiamo a fare e a sviluppare nel tempo. Per conservare le proprie monete, io non tengo molti soldi su Coinbase.com, avete visto insomma che il mio bilancio su Coinbase.com è basso. E per il semplice motivo che mi sono comprato un wallet fisico. Il wallet da cui ero partito comunque era doppio: un wallet per Bitcoin, un wallet per Ethereum e degli altri wallet di fatto per delle altre monete che andiamo a vedere nel prossimo video che rientrano nella diversificazione del piano d'accumulo. Il wallet che mi sento di consigliare per Bitcoin è Electrum, lo trovate facilmente. La home page è circa questa, electrum.org, è il sito originale. Vi faranno scaricare semplicemente l'applicazione, quindi è un wallet desktop, lo scaricate sul computer e lo usate molto facilmente. Per trasferire fondi da Coinbase a Electrum, semplicemente dovete utilizzare una chiave pubblica e
e che la chiave pubblica rappresenta l'indirizzo. Potete anche condividerla con altre persone perché al peggio quello che potranno fare è inviarvi dei fondi al vostro indirizzo wallet, al vostro indirizzo di Bitcoin. Il wallet invece che utilizzo per Ethereum, che è un'altra moneta che andremo a vedere, che rientra nel mio piano d'accumulo, è MyEther Wallet, molto facile da utilizzare. Cliccherete su Create New Wallet. E quello che potete fare è, un attimo, qua ovviamente sono delle, c'è il tutorial, vi guardate il tutorial in cui vi dice tutte le informazioni che vi servono in pratica per creare il MyEther Wallet, quindi la chiave privata, un file di restore, eccetera. Vado un po' veloce perché vi sto solo dando degli input. Tutte queste informazioni spiego molto molto bene nel corso di cui trovate il link anche per acquistarlo qua sotto. È un corso che nel caso dovesse interessarvi, insomma, potrebbe dare delle informazioni anche ben oltre il semplice piano di accumulo, anche solo delle informazioni su come fare trading e anche delle informazioni più dettagliate su come gestire il proprio portafoglio di criptomonete. E le spiegazioni un po' più approfondite anche su quello che riguardano le criptomonete e come distinguere le reali opportunità delle criptomonete dalle opportunità di dubbio gusto, le definisco, che spesso si trasformano in scam o truffe varie. Quindi anche quello è una bella cosa sarebbe una bella cosa da approfondire. Ad ogni modo, MyEther Wallet è il wallet che vi consiglio per Ethereum, è gratuito ovviamente, come anche è gratuito Electrum. Le cose a cui dovrete stare più attenti saranno la chiave privata ed eventuali codici di recupero, le backup phrase, cioè le frasi di backup, a cui vi consiglio di prestare estrema attenzione perché comunque se le doveste perdere potreste non riuscire più ad accedere ai vostri fondi nei wallet. Questa è la grande differenza di un wallet dalla banca, ad esempio, perché in banca basta provare la vostra identità e in qualche modo i vostri soldi potete riaverli. Nel caso delle criptomonete, per il fatto che comunque sono transazioni pseudonime, diciamo che non è così facile nel caso in cui si perdono i propri dati di accesso recuperare i propri fondi, perché comunque ogni wallet è legato indissolubilmente e univocamente a delle chiavi private di recupero che se perse non si ha più modo di accedere a quei fondi stoccati in quel wallet. Ecco perché io personalmente immagazzino questi codici di recupero sia all'interno di file nel computer, sia all'interno di foglietti cartacei che ovviamente ho sparsi nei posti in cui vivo. Per questo secondo video è tutto. In questo secondo video abbiamo visto come comprare le prime criptomonete. Il discorso che abbiamo fatto per Bitcoin vale per Ethereum, vale per tutte le altre monete che trovate presenti all'interno di Coinbase.com base. E Coinbase Pro, come conservare le criptomonete, come spostarle, quindi utilizzando semplicemente dei comandi facili che trovate su Coinbase e come stoccarle nei wallet, quindi questi portafogli virtuali privati. E nel prossimo video andiamo a parlare in maniera un pochino più tecnica di quali criptomonete ritengo interessanti ad oggi per il futuro e come faccio la mia diversificazione di investimento fra le varie criptomonete, con quali criteri le scelgo e con quali piattaforme, quindi vado anche a interagire. Per questo video è tutto, da Mike Zillo ci siamo, per oggi anche per questo video abbiamo dato un po' di valore, ci vediamo alla terza e ultima puntata di questa microserie sul piano d'accumulo in criptomonete. Ciao!